Buongiorno, vogliamo ora risolvere la seguente equazione logaritmica. Cominciamo ad osservare che l'argomento è tutto questo valore assoluto. Pertanto, la prima cosa da richiedere è che questo valore assoluto sia positivo. Evidentemente un valore assoluto è positivo quando l'argomento, quindi quello che sta dentro, al valore assoluto è diverso da 0. Pertanto richiedere questo significa dire che bisogna richiedere che x quadro meno 3 in valore assoluto meno 1 non sia 0. Questo evidentemente significa che x quadro meno 3 in valore assoluto non sia 1, meno 1 lo portiamo al secondo membro, e qui affinché questo valore assoluto non sia 1 significa che x quadro meno 3 non deve essere 1, o x quadro meno 3 non deve essere meno 1. Da qui otteniamo che x quadro non deve essere 4, perché meno 3 passa al secondo membro, diventa più 3, si sommano, quindi x non deve essere, chiaramente, la radice quadrata di 4, cioè più e meno 2. Qui invece abbiamo che x quadro non deve essere meno 3 passa al secondo membro, diventa più 3, con meno 1 si somma, meno 2, quindi più 2, x quadro non deve essere 2, ovvero x non deve essere più o meno radical 2. Quindi gli eventuali valori accettabili di questa equazione dovranno essere diversi da più o meno 2 e diversi da più o meno radical 2. Sotto questa condizione possiamo riscrivere questa equazione nel seguente modo. Logaritmo in base 2 del valore assoluto di x quadro meno 3 meno 1 uguale, al posto di 1 andiamo a scrivere il logaritmo in base 2 di 2. Questo perché logaritmo in base 2 di 2 è proprio 1, vale questa identità. A questo punto abbiamo due logaritmi nella stessa base. Per avere l'uguaglianza basta richiedere che siano uguali gli argomenti, pertanto il valore assoluto deve essere uguale a 2. Evidentemente questa equazione logaritmica sarà verificata quando l'argomento di questo valore, di questo primo valore assoluto, quello più, sarà 2 o meno 2. Quindi x quadro meno 3 in valore assoluto meno 1 dovrà essere uguale a 2 unito x quadro meno 3 in valore assoluto meno 1 dovrà essere uguale a meno 2. Qui trasportiamo il meno 1 al secondo membro, otteniamo il valore assoluto di x quadro meno 3 uguale a 3. E qui invece il valore assoluto di x quadro meno 3 uguale meno 1 passa al secondo membro, diventa più 1, che sommato con meno 2 è uguale a meno 1. Evidentemente questa equazione è vuota perché il valore assoluto non è mai uguale a numero negativo. Vuota, cioè significa che non ammette soluzione, è impossibile. Quindi rimane da risolvere soltanto questa. Evidentemente questa diventeranno, si sdoppierà in 2, perché questo valore assoluto sarà uguale a 3 se l'argomento sarà 3 o meno 3, pertanto avremo x quadro meno 3 uguale a 3 unito a x quadro meno 3 uguale a meno 3. E qui otteniamo che x quadro dovrà essere uguale a 6, cioè x uguale più o meno la radice di 6. Per quanto riguarda questa qui, otteniamo che x quadro sarà uguale a 0, cioè x uguale a 0. Pertanto 0 è accettabile perché è differente da più e meno 2 e da più e meno radical 2, lo stesso dicasi per più e meno radical 6. Pertanto le tre soluzioni della nostra equazione sono x con 1 uguale a 0, x con 2 uguale a meno radice di 6, x con 3 uguale radice di 6. E qui l'esercizio è finito.